stavo facendo delle prove a telecamera spenta per vedere come va questa bellezza, ma guardate, è un missile. Questa è la mia prima stampante a delta, si tratta della FL Sun V400, ma partiamo da come ci arriva, come si monta, dopo la sigla. Appena arrivata mi sono detto, non deve pesare poco, e siamo infatti sui 12 kg. Ed ecco qui la FL Sun, apriamo e vediamo cosa troviamo dentro. Un mirabile packaging protettivo con la lista dei componenti, il suo libretto di istruzioni, sì in inglese, ma a colori, è veramente ben fatto. I tre sostegni in alluminio estruso e verniciato, un sacchetto ricco di oggetti utili alla stampante. Questi sono invece i bracci della stampante in vero carbonio e con i nodi sferici. Il cavo della stampante, peraltro di buona lunghezza, le due piastre che compongono il supporto del rullo portafilo, i coperchi di chiusura che si montano sui supporti a delta. Ora proviamo a togliere i sostegni in alluminio, si sente già tanta qualità. Ad ogni estremità c'è un motore passo passo con già le guide interne a cinghia. Ogni colonna è predisposta con fori filettati per i coperchi e con il passaggio cavi ricavato già in fase di progetto. Sotto invece troviamo la gigantesca base a delta con un piatto Impey di ottima qualità. Su ogni angolo c'è una piastra in fusione di alluminio con i riferimenti per il montaggio. Impressionante la qualità di questo prodotto. Togliamo dal foam adesso il cielo della stampante. Nella parte superiore c'è il foro per inserimento del filo. E qui ragazzi c'è tanta roba. La testa dell'estrusore con il suo motore per inserimento del filo e ben due ventole di raffreddamento. Gli snodi sferici, una doppia fila di LED, una bobina di filo per i primi test. Questo invece è il sensore di presenza filo che si aggancia a baionetta. Un LED segnala la presenza del filo al suo passaggio. Questo invece è il display LCD a colori touch. Vedrete quanto bene si vede gli ingressi USB su un lato. Ma iniziamo il montaggio. Scelta una delle colonne, si accoppia prima il connettore e poi si inserisce il motore. Non è difficile perché su ogni angolo ci sono degli stop per il centraggio. È solo ingombrante e quindi ci vuole spazio. Le viti si inseriscono a tutta testa nelle lamature e vanno da soli in centraggio. Si vede e si sente uno studio incredibile dietro, perché tutto si monta dal nulla. Fatto questo, per la prima colonna si ripete il tutto anche per le altre tre colonne. Imparato sulla prima, poi si viaggia alla grande. L'asse Y è l'unico in cui bisogna far passare un cavo, ma comunque nulla di difficile. Si spinge un po' dentro il cavo e quest'ultimo esce dalla base della colonna. Servirà per l'alimentazione generale. Il più è fatto. Ruotiamo adesso il mostro e ci prepariamo per il montaggio delle aste in carbonio. Davvero da restare a bocca aperta. Ogni sede sferica è già dotata di grasso al teflon. Le istruzioni riportano un ingrassaggio di una volta a settimana per questi giunti. Montiamo adesso l'estrusore sui giunti sferici. Solo il primo è un po' difficoltoso. Poi, rimanendo appeso, gli altri sono molto più facili da inserire. Ed ecco come si muove, spinta da me, la testa dell'estrusore. Incredibile. Restano questi cavi da collegare sotto al cielo della stampante. Impossibile sbagliare, perché ci sono i colori a far da guida. Agganciato quindi il sensore presenza filo, montiamo il supporto della bobina. Chiudiamo le colonne con gli appositi tappi e viti M4 e posizioniamo il sensore magnetico per il livellamento. Si stacca con un click magnetico, diciamo funzionale. Appoggiamo lo schermo e partiamo con il livellamento. Si entra sul bed level e la stampante crea una mesh di punti per capire dove si trova il piatto. Fatto questo, muoviamo a piccoli passi l'asse Z verso il basso e andiamo a toccare il classico foglio di carta. Azzeramento finito. Passiamo il filo. Ci siamo. E lo agganciamo sull'estrusore. Alziamo la testa e facciamo estrudere e caricare il filo. Come vedete, comincia a colare. Inseriamo la chiavetta e cerchiamo un modello. Ci siamo. Andiamo in stampa con il cubetto.
Il cubetto fa 10,4 mm su ogni lato. Provo quindi una figura più complessa, con piani a sbalzo. Si tratta di Pikachu. Anche qui risultato spettacolare in breve tempo. Ma il mio laboratorio è pieno di spunti e quindi ho deciso di disegnarmi dei supporti fatti bene per alcuni miei portutensili. Ho tolto le viti che usavo per il supporto. Ho disegnato il supporto con SolidWorks e via in stampa, davvero un missile. Ho usato i fori a teschio per sicurezza e segnato i fori ho montato il tutto. Risultato ottimo. Anche per la porta filiere ho fatto un supporto ad hoc, un semplice cilindro con due diametri. Segnato, montato e funziona anche questo molto bene. Anche la fresa di inserti è stata oggetto delle mie attenzioni. Anche questa volta il centraggio è stato su due diametri. Un facile montaggio e uno strepitoso risultato. La stampante è in grado di arrivare fino a 400 mm al secondo, però dipende anche da come è fatto il nostro pezzo. In generale la stampante è in grado di modulare la velocità e con i pezzi che ho fatto io sono riuscito ad arrivare a velocità medie dai 150 fino ai 300 mm al secondo. Davvero niente male. In descrizione vi lascio un link se volete approfondire di più per la FL-San V400. Vi lascio un link anche con un codice di sconto dedicato alla stampante. Il prezzo non è un prezzo certamente da entry level, perché questa non è un entry level, è molto di più. E per il momento sarà la mia stampante definitiva. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Non vi siete ancora iscritti al canale? Iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video e una nuova avventura. Un grosso ciao da Alberto e da Abishop. Ciao!